mente. Eccola qua, finalmente partiamo con Knack 2. Non so quanta gente verrà a seguirlo perché figurati, la gente ormai è abituata abbastanza male. Comunque, Knack, eccolo qua. Non ho capito cosa dobbiamo fare, ma. Ok. Per attaccare il quadrato, lo sappiamo. Ok, quindi lui che, boh, non so cosa deve sconfiggere, il male forse. Eccolo là, intanto ancora Knack. È stato attaccato da questi esseri, quindi noi abbiamo il compito e il dovere per bloccare gli attacchi nemici. Ah, ora fa anche la parata, ottimo. Attenzione, eccolo, eccolo. Benissimo. Eccoci qua, quindi è. Oh! Cos'è questa roba qua? Gigantesco. La parata di Knack, mamma mia. Ora abbiamo da uccidere sto coso? Siamo stati attaccati, che lo so, goblin. Vai, vai, vai. Oh, ok, buttato giù. Cos'è? Ma è tipo. Mamma, è questo? Sì. Vabbè, ho capito, ma. Questo è grosso, però. Attenzione, Knack ha anche lo scudo adesso. Ma è impossibile, dai. Cosa devo fare? Devo andare nel tunnel, vedete? E diventa nano, eccolo qua. Vabbè, dai. Diventa piccolino, vedete? Eccolo qua, Knack piccolo. Aia, oh, attenzione, ehi. Ah, devo andare per forza. Oi. Oh. Ma cos'è sta roba? Robot? Robot assurdi sono. Vediamo un po'. Ah, ok, no. No. Non so dove devo andare adesso, ma praticamente. In teoria di là, credo, però. Niente. Forse di qua, allora. Suggerimento. Qual è il suggerimento, scusami? Non ho capito il suggerimento. Quale sarebbe? Che io mi devo appendere? Strano, strano suggerimento. Attenzione però. Ah, aspetta. Ho capito qual è il suggerimento. Devo entrare qua dentro. Eccolo qua. Eccolo qua, via, distruggiamo tutto come al nostro solito. Ande.
Signora, via. Via anche te. Ah, sì, ok, devo salire. Non capisco però cosa sono quei affari. Probabilmente me lo diranno dopo. Ok, ah, eccolo qua, quello piccolo. Quindi Ere può stare tranquilla. C'è anche lui piccolino. Mia, ma quello lì mi vuole ammazzare, oh. Ok, quindi noi ci siamo, questo va bene. Lì mi attaccano degli esseri con dei raggi. Il mio preferito è quello invisibile. non so se c'è quello invisibile, può darsi. Se c'è questo, c'è anche quello invisibile, forse. Il mio preferito è quello invisibile. Poveria, quello invisibile. Quelle vive, può darsi che ci sia, non lo so. Tanto lì dal nulla spuntano altre bestie. Ma quello lì è un robot, è un Transformers. Ok, è un Transformers quello lì, dai. Possibile. È un Transformers, sì, dai, è impossibile. Via, buttiamo giù l'antenna. Vediamo. No, eccolo qua. Ah, ok, mi posso buttare giù di qua. Era. È bello perché poi puoi anche parare. A differenza del primo che non potevi parare, diciamo, che non potevi. Eccolo qua il nano. Ah, piccolino, eccolo qui. È piccolo, guardate lì. Il piccolino qua. Oi. Comunque la struttura del gioco è sempre uguale più o meno. Cioè, sempre come il primo, quindi su quello. Ecco, perché un po' lo conosco come gioco. Perché avevo portato il primo e era bellino. Era bellino il primo, però poi non so, ha fatto flop e non so neanche per quale motivo. Ha fatto flop perché la gente è purtroppo abituata molto male nei giochi. È abituata alla roba. Ah, ok, ancora quella roba solare. Ok, quindi posso tranquillamente. Molto bene. Ok, bene, molto bene, ok, ottimo. Ok, oh. Quindi c'è ancora questa roba solare, tipo le mosse. Bella anche la musica, probabilmente anche la musica è ben fatta. Ah, ok, sì, poi ovviamente c'è la periferica. Ok, vabbè, può anche sollevare le cose. Potentissimo. Potentissimo sto qua allora. Oh, intanto c'è qualcosa là. Lo abbiamo evitato, grandi. Aia. Cavolo, quello lì mi ha dato un colpo però. Vediamo un po' cosa devo fare adesso. Oh. No, ho sbagliato, scusami. Schiva, ok, schivo.
Ok, schivo però poi. Via. Non mi fai niente. Attenzione, contro le guardie, che sono le guardie del re. Vabbè, adesso dov'è quello lì? Ma l'ho eliminato, no. Niente, continua a buttarmi roba. Beh? Guarda, guarda, è gigantesco, aia! No! Attenzione, violenza fisica. Ma forse siamo riusciti a batterlo. Cavolo, questo è stato duro però, eh. La luce misteriosa può essere raccolta sconfiggendo i nemici. Perché non ci proviamo? Cosa devo fare quindi? Ah, è diverso questa cosa, vedi? Questa è diversa. Praticamente nel primo potevi. Non c'era sta cosa di usarlo. Si è aperto il percorso della velocità. Quindi questo è diverso. In base alle cose solari puoi sbloccare delle cose. Ah, mi sembra più intelligente. Potenza addirittura. Il prossimo sentiero si aprirà quando aveva preso tutte le abilità di base. Ah, quindi ogni volta, ok, dovrò. Ok, va bene, va bene. Ok, quindi vediamo un po'. Intanto c'è quel robot grosso che spacca tutto. Eccolo lì, un Transformers. Aia, ce n'è più di uno. Questo non è buono. Ah, eh beh, è l'unica soluzione quella lì, la gru. Sì, anch'io ci sono. Andiamo. Abbiamo da fare. No, atterraggio. Ah, puoi anche fare l'atterraggio. Carino come mossa. Però un po' forse. Ok, questo non puoi utilizzare il tutto. Ok. Ok, andiamo in knack piccolo. Ok, quindi, ah ok, essendo nano può. Oh, attento. Essendo basso, ora posso andare qua sopra. No, ho sbagliato. Cavolo, ho sbagliato, l'ho ucciso. Povero Knack. Non sono riuscito a azzeccare bene il salto. No, ma che cavolo. Non riesco, mi. Perché si muove, allora. Oh, ma porca miseria, ma ce la facciamo. Ora vedete il Knack che muore 100 volte. Eccolo qua, oh. Ok, ora sì che va bene. Via. Via. Ok, noi in pratica quindi dobbiamo prendere la gru, giustamente, prendere la palla, ok, no, mi sa che facciamo un'altra cosa, mi sa che faremo un'altra cosa, mi temo, temo questo, ecco, infatti. Ok, cosa facciamo? Ho paura. Mamma mia. Allora, il gioco sia. Questo è solo il primo livello, cioè proprio il primissimo. Abbiamo così iniziato. Ok. E Knack piccolo che ora guida il. La palla, diciamo. Mamma mia, certo che se questo è l'inizio. Va bene.
Ottimo. Ok. Vai, bravo Knack, ragazzi, bravo. Ottimo. Abbiamo fatto un po' di roba, però non abbiamo finito il livello. Strano. Ok, allora quindi bisogna andare avanti. Tanto buttiamo giù un po' di roba. È molto scenografico, se lo più del primo. Mi sembra meglio del primo, sì, il primo aveva delle cose in meno. Questo oh cavolo, questo per esempio ha le abilità, cosa che nel primo non c'era. Oddio, il Transformers. Ma è gigantesco. Ma uè, ma mi ha schiacciato 6 mesi prima. Come mi ha schiacciato? Quindi è finito il gioco? No, è impossibile. Non credo sia così. L'altopiano. Ah, abbiamo ancora il bellone con la tipa, quella che ha salvato. Guarda di che Questo è il roba. posto, Lucas? Ah no, Sì, questo qua è il eccolo nipote. laggiù. Guarda, Luca, Indiana Jones dei tieniti poveri. pronto, ora atterriamo. Indiana Jones, Gloria. Si pensava morto, poi avevamo scoperto che era vivo a fine del primo, insieme al nipote. Al nipote del professore, che noi chiamavamo prof. Allora, sei pronto, Nak? Knack, io lo Avrai chiamo un buon Knack. motivo per portarmi qui a fare una passeggiata. Sì. Certo, ma non ti voglio rovinare la sorpresa. Allora non dire niente. Avanti, Nak, datti una mossa. Cosa dice? Cosa fa? Ah, beh, si diventa Sono grosso ora. Qua felice di stare un po' col mio nipote preferito. è il nipote Cioè, il tuo preferito. unico nipote. Eh, Beh, sì, ma certo. Andiamo, Nak. chissà quanti ne ha allora di Finalmente. nipoti. Non vedo l'ora di cominciare. Aia. A me fa paura Aria fresca quando e movimento. inizia Accelera. l'avventura. Ok, ma allora prima che mi ha schiacciato Attenzione. come una zanzara, cos'era? Era il prologo. Ok, noi andiamo in questa città. No, cos'è quel coso lì? Una specie di conchiglia brutta. Oh, Splendida una giornata. conchiglia con delle lame, non so cos'erano, tipo delle cose strane. Ok, oh, via. Oh, amico. Qua dei rottami, che io, in realtà i rottami sono quelli di Mad Max, però io li chiamo rottami, ma non sono rottami. Ok, cristalli gialli, quindi quelli del sole. Eccoli qua. Ancora cristalli che posso, penso, sviluppare qualcosa. Adesso mi sembra che posso fare qualcosa del genere, o no? Atterraggio, ma cosa ce l'ho già? Ah, ok, no, no. Vedi, ogni volta posso scatenare cose. Reperti. Ah, giusto, i reperti. In realtà sono quelli di Mad Max. I reperti, giusto, perché i rottami sono quelli di Knall, giusto. Quelle robe mobilitano tutta l'area. Ok. Vabbè, basta cazzeggiare, dai. Via. Pappa, andate via. Mi dispiace che purtroppo la gente è abituata, no? È abituata che i giochi mainstream bisogna vedere, se no gli altri non vanno Avanzate. considerati. Il piccolo Nake l'è fatto di reperti. Ah, ok. È giusto. Purtroppo è così, la gente vuol vedere solo FIFA, GTA, basta. Gli altri giochi non se li guarda nemmeno. Cioè, ed è brutta sta cosa, guardano più il gioco che effettivamente lo streamer. Molto male questo, perché uno può essere anche un cane, però se lo guardano lo stesso. Cosa molto brutta questo. Sei davvero venuto qui da solo? Consideratemi un compagno di avventura. Purtroppo c'è della gente che non dovrebbe nemmeno far streamer. Cos'è? I goblin ancora!
Ma di nuovo? Ancora questi? Ma è Shrek sto qua. State indietro, tutti e due. Quindi attenzione. I goblin sono dappertutto. Sì, infatti sono ancora i goblin. Ma se li avevo sconfitti questi goblin? Boh, mi era sembrato che li avevo battuti. Allora posso sbloccare un coso, penso. Pugno multiplo. Eh beh, andiamo sul... Non è abbastanza reperti. Boh. Ok, non ho abbastanza reperti, sti cavoli. Oh, ma è pieno di goblin. Pensavo di essermi rilevati. Scusa, ma nel primo non avevamo battuti. Esatto, fai vedere un po' chi è, dai. Ah, ok, qua devo diventare bassino. Carino, guardate che carino. Uè. Ah, ma non il capo. Ah, non il capo. Ah, il capo non l'abbiamo battuto. Questi sono ancora qua questi, oh. Via. Cioè, è bello anche le musiche. Un gioco secondo me è carino anche. Poi anche per le musiche ben azzeccate. Io penso che questo sia un buonissimo gioco. Mi pare di no. Ah, boh. Non lo so. Dov'è il dottore? Aveva detto che sarebbe venuto. Il prof non... Però non ha detto cosa. Era prof. No, probabilmente è successo qualcosa. Via. Sì, manca la salita. Qua puoi richiamare i detriti, i reperti. Manca il professor Scelerato innamorato di quella matta. Sì, per ora manca lui, ma ci sarà sicuro. Anche quella lì, sicuro, va. Oh. Ma basta. Ma anche le musiche mi sembrano ben azzeccate col gioco, non mi sembra... E adesso la foresta è infestata da goblin. Pure. Un esploratore come me è una sciocchezza. Su, andiamo. Ma dai zitto, vai che te guarda. Vedete i cristalli blu? Guardate che faccio. Diventa blu? Cioè? Che forte! Si è teletrasportato. Se incontriamo dei goblin, Lucas, sono tutti tuoi. Sì, mostrerò a Nack delle nuove mosse. Cosa sono api? Oh! Minchia, pure le api sono qua.
Bella molto la musica, ripeto, è carina. Oh, ma pure le api, sono le vespe, le api, cosa sono? Ah, ok. Grande Knack. Quindi, dove se va? Ok. E allora andiamo avanti, li picchiamo. Oh, non è un problema dei goblin. Chi è qua? Ah no, ancora quei cosi. Aaron. Torna, quei cosi là sono anche qua. Dai, dai che salta. Oh. Mi sembra più carino dell'uno, eh. Ovviamente avranno massacrato anche questo, perché la gente purtroppo... Ah ok, aspetta, c'era della roba che devo prendere. Ok. Beh. Ah no, devo prendere qua. Ecco qua, via. Ma pensa un po', no. Rompe il super cristallo per attivare la modalità super mossa. Ok, sono invincibile quando prendo questa cosa qua. Aia. Però c'è anche il cristallo super invincibile. Probabile che questa parte sia stata costruita per tenere fuori gli estranei. Interessante, vero? Beh, è un posto comune in questo tipo di rovine. No, lo sapevo. Ma allora, vediamo un po' se riusciamo. Con la porta come facciamo? Ok. Ok. Sono delle le vespe. Ciao Pio, in viaggio per Parma a breve. Ah, ok, giusto, vai a vedere la partita. Grande. Lo zio teme una cosa sola. Le api, pure io temo le api, non ti preoccupare. Anch'io sta sulle balle le api, mica solo a lui.
Ok, quello lì. Io ho aperto la porta prima. Mamma mia, mi sembra la musica di Tarzan. Che cavolo sono le spade? Ma sti due scemi che guarda. Vai, tira via. Come si fa? Suggerimento? Ah, ok, aspetta, i suggerimenti. Ah, vabbè, ma allora era totalmente diversa la cosa. Ma pensa a te questo. Prego. Tanto sei stupido. Ma guarda, guarda lì. Dai, corri, Knack, corri. Bravo. Sembra. Ci penso io, ti preoccupare. Vai, ci penso io, vai. Via, via, via. Si fa così, si fa. Ercole, vedi. Che potenza. Sono tutti gli anabolizzanti che si piglia, Knack. Tutte le anfetamine che si piglia. Non è per quello. Ok, quindi. Ok, lì sono i goblin, soliti goblin. Ui. Solti goblin. Aia. Aia. Dove vai? No. Aia, la schiena me l'ha tirato. Cavolo, me l'ha tirata malissimo. E ora mi devo teletrasportare lì. No. Ok. Oh, uno via. Ah, devo passare di là. Ma perché sti cose incastromi? Ok, intanto andiamo lì, che secondo me qua c'è qualcosa. No, non c'è niente. No. Ho sbagliato, pensavo ci fosse qualcosa. Via. Davvero non eri mai stato qui? No, io mai. Guarda lì che c'è un capo goblin. Via. Oh. Quello lì è Shrek. Tipo Shrek. Che deve essere un goblin veramente. Vediamo un po' se mi fa salire. Sì, ok. Mi fa salire anche qua. Andare avanti, dobbiamo aprire questa porta. Aspetta un attimo. Sì, aspetta. Ecco. Perché non va? Non va, perché? È incassato qualcosa. A meno che non c'è di qualcosa. Non c'è qualcosa sicuramente da fare. Suggerimento, lo sapevo. Qual è il suggerimento? Buttare giù tutto, Mazza che suggerimento. Ah, ok. Ah, vabbè. Allora. Qua siamo nelle sabbie mobili. Aia. Cavolo. Io me ne vado, Ciao. Ah, non si può passare da altre parti. Devo affrontarlo lo stesso? Devo affrontare Shrek. Vai Shrek. Ok, qui praticamente dobbiamo... Ora c'è il teletrasporto. Aia. Oh. Mamma mia. Ah, perdo anche quelli, cioè quando mi colpiscono praticamente, sì, praticamente perdo i... Via. Perdo anche le cose dei cristalli. Bello. Io mi faccio un mazzo così. No.
Ok, passato. Aspetta, Max. Cosa c'è? Che vuoi? Va, vattene via. Incapace. Devo far tutto io con questo gioco. Finalmente siamo fuori dalla foresta. Piramidi dei Goblin. Ma come piramidi dei Goblin? Era questo che volevi mostrarmi? Per cominciare. Andiamo. Bene, procediamo. Ma andiamo dove? Quel paese andiamo. Eccolo là, Goblin. C'è Shrek qua. Via. Qua c'è Shrek, qua abbiamo... Oh, c'è un altro Shrek. Cucù. Ah, c'è uno piccolo e uno grosso. Via. Ah, devo riempire quell'affare. Ah, devo riempire tipo lo zero, capito. Attenzione là dentro. No, dai, Knack, poverino. È intrappolato, vabbè. Che sono nelle... Sono nelle piramidi? Ah, non posso neanche prendere i reperti? Perché? Oh. Oh, poverino. Niente, non posso prendere niente, ma che palla. Cosa posso fare adesso? Niente, posso... Posso sperare di beccare qualcosa, vedi? Sì, niente, ah no, forse qua, di qua, infatti. Ah, ok, posso salire di qui adesso. Ah, pensavo... Ok, qua va bene. Che è servito fare sta cosa? Non è servita a niente. Devo salire? Come faccio a salire? Sì, ma non posso salire, è inutile che... Ah no, ok, posso... Perché posso? Ah, perché ora posso tirare via tutto, bene. Io continuo a vedere che non si può fare niente, però... Vediamo un po'. Ah no, ok, si può passare. Ah. Ok, si può passare, ok. Perché prima pensavo di no, prima. Qua c'è un'altra scatola che... appunto. Non è il massimo, eh. Non è il massimo proprio. Più di rompicapi e trappole... E noi giustamente, eccolo lì che ci andiamo. Quindi devo passare prima da una parte e poi dall'altra. Io voglio quei cosi però, dei cristalli, quindi userò questo come, come trampolino. No. No. No, dai. Come si fa a fare adesso sta cosa? No, salta. No, dai. Carino il gioco, dai, non mi fai impazzire, ma è carino. Sì, è carino. Ci devi un attimo prendere la mano. Io avevo giocato già l'una, avevo portato sia qua che su YouTube. Quindi non è male, eh. Gioco carino, divertente. Però ci saranno dei punti dove impazzirò sicuro. Perché figurati se non ci saranno. In tutti i giochi sono dei punti dove io... Adesso perché non posso? Per quale motivo? Evidentemente non devo far quello. Hanno un po' fatto il 2, hanno un po'
modificato il 2, l'hanno reso un po' più interessante, mentre l'1 era solo lineare. Questo ha delle cose evidentemente che non mi aspettavo. Ah, ok, basta. L'altra volta le porte erano aperte. Oh, interessante. Ok, uno. No, aspetta, però. Forse ho capito. C'è un po' di enigmi qua, pochettino. Mi dà anche i suggerimenti, perché l'ho fatta a livello, livello facile, perché non c'avevo voglia di rompermi le scatole, eh. Dai, su. No, Knack, ma perché? Salta! Che palla, ma perché mi deve fare sti lavori qua? 8 ore su questo livello. Mi viene da piangere, va, succedono queste cose, va. Allora, di nuovo, per la 20ª volta. Ma c'ha l'artrosi Knack, cioè non riesce a saltare. Dai, ce la fa chiunque, guarda, a saltare. Non è difficile, dai. Oh, oh, ma boh. Ce l'ho fatta. Mizzica, intanto siamo qua, che ora dobbiamo affrontare. Ma stai zitto, va. Sì. Appunto, non hai fatto niente te. Qua, botte. Che è una cosa buona. Ok, qua niente. Qua abbiamo degli altri reperti. Eccolo qua, vedete che è una... bellissima. Una... deve entrare lì dentro. No, non deve entrare lì dentro. Ma chi è? Oh oh, ma chi è questo? Toglielo di mezzo! È nudo! Zitto! Occhio, ce ne sono altri! Aia! Oh, ma mi hanno fatto la trappola! I cugini di Shrek sono! Vai, vai! Invincibile! Questi ora non possono fare niente, perché quando prendi quel cristallo lì sei invincibile, vabbè che tanto. Ci prova, Shrek. Ho vinto io, ma guarda un po', che strano, eh. Vai, vai. Vai, olè. Impressionante. Ma cosa? Siamo vicini a dei, non lo so, dei luoghi abbandonati, credo. Ah, via. Bello però sto. Adesso che devo fare? Come no? Che cosa, zio? Zio. Quello che penso io è un'importante scoperta archeologica. Se un braccio. Se riesci a tirarla fuori dal fango, potrei provarci, zio. Ecco, figurati. Rimanete qui. Fa tutto, Nacche, oh. Quella statua è davvero così speciale? Non lo so ancora. Che cavolo è quello? Ma che è? Oh, ma sono i guardiani. Ah, qua è tipo... perché non posso? Ecco, mo iniziamo.
No, dai, non è possibile. Oh, ma ce la fa saltare? Eccolo qua, Knack. Ce l'ho fatta. Ha tipo enigmi come può essere un Tomb Raider qualsiasi. Anche se con molte, molte differenze. Via. Come si può fare a tirare via una statua? Sì, va bene, vai. Guarda, guarda lì che roba. Bravo Naka, hai fatto solo casino. Bravo. Ah, una catena casuale lì, tra l'altro. È tipo, l'hanno messo con parecchie tipo questo può essere una citazione a Crash, al primo Crash, ma non penso, però può essere, perché Crash aveva un livello del genere con sti affari. Come si fa qua? Ah, ok. Qua può essere veramente una citazione. Non so, però. Boh, secondo me può essere veramente un qualcosa di buono. Allora, intanto pigliamo le catene. Bravo. Beh. Ok, il teletrasporto. Ma dove sono? Strano, strano sto punto. Via. Ah, ok, devo entrare qua dentro, bene, figurati. Pieno di enigmi. Ok, qua possiamo rompere i vasi. Anche può darsi che ci danno anche dei potenziamenti o qualcosa. Vediamo. Ah, ok, aspetta però. E adesso? Ah, ok, ce l'ha fatta. Non so come ha fatto. No. Non so com'è. Allora, come posso fare ad arrivare lì sopra? Ah, ok, ce l'ho fatta. Non so come. Non so come, ce l'ho fatta. Beh. Ah, ok. Ok, ora devo rimettere questo, così poi posso salire, giusto? Giusto, quindi ok, bene, molto bene. Graknak, ragazzi, come va? Bravo, ok, oh. Bene, no!
Porca miseria, come ha fatto a morire? Ma che palle, però. Nak ha deciso di suicidarsi. È caduto. Ma poi non l'ho neanche visto come ha fatto a cadere. Musica veramente da gioco anni 90 platform. Veramente gioco platform. Sembra veramente uno di quei giochi alla Crash, questi qua, in questo momento. Poi magari più avanti, ma però un gioco per chi magari gli piace quel tipo di giochi là. Sì. Dov'è la catena, oddio? Vabbè ragazzi, allora tanta roba, puoi anche schiacciare i tasti mentre fai. Ok. Voilà. Buono. Ecco fatto. E dicevano che fosse introvabile. Sì. Quello che stai guardando è un monumento a una delle vittorie nelle guerre di cristallo. E chi che? Guerriero? Marius è considerato un grande eroe. Marius. Incute timore. Tanto da battere gli alti goblin e i loro robot guerrieri. Gli alti goblin, eh? Gli alti goblin sono diversi da quelli che guidava Gundar. Mai sentito parlare? Credo che non insegnino più quella parte della storia. Allora gli alti goblin sono scomparsi. Ancora goblin, che palla. Altre meraviglie ci aspettano. Andiamo. Non andiamo. Non vincerai per niente al mondo. Andiamo, Indiana Jones, i poveri. Quindi la statua di Marius è stata una grande scoperta, eh? Capitolo 2. Non vedo l'ora di raccontarlo ai miei amici archeologi. Via. Ora qua dobbiamo uscire. Oh! Dobbiamo uscire di qui adesso. E basta. Ah ok, sono dei punti dove devi diventare piccolo per forza. E altri invece dove devi essere grosso per forza. È diverso dal primo. Ma guarda un po'. Easy. Puoi imparare una nuova cosa. Ok, allora impariamo. Ok. Perfetto. Impariamo questa abilità. È bello che puoi anche imparare le abilità. Mi piace quella cosa. Guardate un po'. Minchia che bella. Ui. I pugni di cane guerriero. Guarda. Ta 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 ta. Mitico, qual è una bella abilità quella? Come si sale? Come si sale? Ah, ok, sale di qua. Ho capito che devo diventare basso. Ma cos'è? Ah, vedi, quei cosi blu posso. Con quei cosi blu aumento di abilità. Ho capito adesso com'è la storia. Dai.
E dai! Basta. Perché non può diventare più. Vediamo un po' se riesco a sopravvivere ancora un po'. Vabbè. Che palla. Lo sapevo che c'erano dei punti dove iniziavo a... Ma fuori piove, ah sì, vabbè. Pazienza. Meglio? E basta. Oh, mamma mia. Via, sparisci. Perché il brutto di essere piccolini è quello che... è quello che purtroppo sei molto più debole rispetto a quando sei grosso. Niente. A parte che vabbè. Sì, poco. Ah, ok. Il problema è che sei debole quando... quando sei basso, sei nano, sei debole. E allora ti eliminano. È per di qua. Prima gli esploratori. Cioè prima io. Sorpresa! Bel posto, vero? Cos'è? Un teschio? È un campo di battaglia, Lucas. Ma va! Sì, ma di 2 miliardi di anni fa. Arrivo. Sono d'accordo con tuo zio stavolta. Avanti, smettetela. Questi sono qui da quella guerra delle pietre. Di cristallo. È uguale. Forse ha ragione. Questi sembrano morti stecchiti. Ma una volta erano l'avanguardia dell'esercito Goblin. Una volta? Hai ragione. Che forte! Troppo forte! Nak! Quando hai proposto una passeggiata non pensavo che comprendesse dei robot assassini. Scusa, in effetti non facevano parte dei gatti. Oh, no, ok. Mi sembra di aver messo in pausa. Dove sono spuntati sti qua, sti Robocop? Cos'è? Ah, ma quanti ce n'è, oh? Mamma mia. Come ne arrivano altri? In che senso? Uccido.
Onde evitare problemi li butto giù subito. Così evitiamo. Ci risiamo. Oh. No. Vai, sono invincibile. Non mi fai proprio paura, buffone. Dai. Dai, ti è, to. Ti è. Ne restano pochissimi. Puoi farcela, dai. Ma certo che posso farcela, se no. Se no il gioco non va avanti poi. Oh no! Nah, di qua! Cavolo! Ci stanno sparando! Via! Ma non posso affrontarli, no? Ah, quindi praticamente niente. Devo scappare. Nak, puoi prendere quella roccia? Continua così! Vai, vai, vai! Ecco qua! Dovrebbe bastare. Dovrebbe. Ora non potranno più seguirci. Forse. Non sono mica tanto sicuro. Meno male che li devo tenere. Meno male che dovevano essere tenuti a bada, oh. No! Andiamo. Andiamo, sto ci fanno il mazzo. Dovere. Non sono niente. Bello. Ok. Ok. Va bene. Quindi praticamente ora stiamo scappando, perché sennò. Avanti. Via. Sì, ma se mi inseguono non è che. Cioè, non posso fermarmi, no? Ok, devo essere piccolo qua. E quindi qua è qua. Un casino qua. Ok, fatto. Ma chi? Ma basta. Ti è, to. Ok. Andiamo qua sopra. Ma ci sono un po' di. Ah, ci vediamo in fondo. Ok, grazie. Della serie proprio. Ok, 1, 2 e 3. A posto. Ok, preso.
Ok, noi ora dobbiamo andare dritti e speriamo bene, perché qua stiamo facendo un po' troppo roba frenetica per i miei gusti. Oh, ancora botte? Ah, bene, bene. Ora faccio la mossa di Kenshiro. Ti è? Oh, via. Ta 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 ta. Faccio la mossa di Okuto. Ok, va bene. Faccio la mossa di Okuto adesso di nuovo. Oh. Ah, sono qua, ti è, to, to. Mamma, ma quanti sono? Mamma mia. C'è ancora uno. Finiamolo. Posso imparare della roba, quindi... velocità schivata aumentata, super schivata e la velocità del pugno multiplo aumenterà. Cioè, mi è più utile questa però. Ok, quindi diventerà ancora più veloce, diciamo. Aereo. Oh, aereo. Ah. Quindi non possiamo andare via? Sì che possiamo, no? Certo, eccolo lì. Bello quel teschio. Sei sicuro di non aver attivato il robot, Lucas? Ma no. Ma no. Io non ho fatto niente. Li avete visti? Hanno preso vita. Questo zombie. Sono zombie goblin. Ma Doc è con quella biondona del primo gioco. Se la starà spassando così lui. Non indovinerai mai che cosa abbiamo visto. Robot infuriati per caso? Sì. Sì. Giganteschi zombie robot. Zombie robot, vedi, l'ho detto anch'io. Non sei aggiornato. È notizia vecchia. Com'è caduto ovunque? Al monastero di Norgrif. Vediamoci là. Cioè, è normale? Quindi sarebbe normale zombie robot. Zombie goblin robot. Monastero di Northcliffe. Guarda chi si vede. Mattinata. Eccola lì la bionda. Proprio così, Doc. Ma quella lì si piccava nel primo, aveva il bastone, aveva. I monaci hanno delle ipotesi. Com'è la vita nella capitale? Una merda. Io sto alla grande. Ma lui. Non dargli retta. Stiamo bene. Ci siete mancati, ragazzi. Ma questo era zuppicante quando. Allora, eccolo lo scellerato, sì, esatto. Stiamo bene. Charlotte se la spassa col dottore, te lo dico io. Si fa le porcate tra di loro. Ci sono altri preparativi da fare, ma sono contento di mostrare. Benissimo, devo andare. Ah, finalmente. Xander, ti vorrei presentare Lucas e Nak. Grazie di essere venuti. Ma chi è? Monaci buddisti? Xander, capo dell'ordine dei monaci del monastero. Buddisti. Lei è Ava, la leader dei giovani. Ava, è Ava Max quella. È Ava Max. Ho sentito parlare delle vostre imprese. Lavoro come un altro. Temo che il lavoro non sia ancora finito. Figurati. Voi già sapete, i robot delle guerre di cristallo si risvegliano. Mi dispiace, non ne so molto delle guerre di cristallo. E neanche di voi monaci. Appunto. Quindi hai ammesso che non sai niente. Il mio ordine non è più alla guida dell'umanità, come era in passato. Vabbè. Vi racconto io come andarono le guerre. Noi consideriamo i goblin creature primitive che vivono nel deserto. Puzzano anche, questo va detto. Invece all'epoca delle guerre di cristallo, i goblin avevano una civiltà molto sviluppata. Non mi è sembrato, allora, però. Si chiamavano Alti Goblin, una razza fiera e crudele. Ah. Sempre in guerra con il genere umano per le risorse più preziose. Non figurati. I cristalli. Una potente fonte di energia che si trovava solo nei territori umani. Il capo degli Alti Goblin, un brillante ingegnere di nome Yurik, creò un esercito di guerrieri robot per distruggere l'umanità una volta per tutte. Ah. Questi robot sono quelle che ora definiamo armi antiche.
Gli umani dell'epoca, i nostri antenati primitivi, furono colti di sorpresa quando apparvero Yurik e il suo esercito. L'impero degli Alti Goblin si estese grazie al suo esercito, che dilagava sul territorio portando morte e distruzione. Erano tempi bui e rischiavamo di non sopravvivere. Ma nacque un eroe, il nostro fondatore Marcus. Ma chi è Conan? È Conan il Barbaro. La potenza dei robot fu vinta dall'ingegnosità di Marius. Armati solo di pietre, corde, trappole e astuzia pura, Marius e le sue truppe sconfissero armi sofisticate molto più grandi di loro. Guidò il popolo alla vittoria quel giorno e molti altri avvenimenti. E con il Barbaro. Le corazze dei robot rimaste sul campo di battaglia erano di monito per eventuali oppositori. Incredibile. E oggi, due secoli dopo, gli antichi robot stanno tornando in vita. Ci sarà un motivo. E scoprire chi li manovra. Cosa sono quelli? Ok. Ehi, vi rendete conto in cosa vi state cacciando? No. Non sarà affatto una passeggiata, sai? Ce la cavere. Come sempre. Dov'è Nak? Nak? Cosa sono quelli? Sono tipo Nak, sono fratelli di Nak. Sono dei Nak tarocchi, tipo Nak cinesi, so. Tu non sei il solo a saper creare la vita dai reperti, dottore. Sono i fratellini di Nak, dai. Ma sembra... con i tuoi cugini. Ma quali cugini? Quelli là saranno tarocchi, sono. Sono Nak tarocchi quelli. Nella vicinanza c'è un passo montano dove i miei antenati hanno battuto le armi antiche e questi si stanno risvegliando. Meglio andare a vedere. Come? Adesso? No, è troppo tardi per attraversare il passo. Ava vi accompagnerà domattina. Ah, ottimo. Ci sono altre cose che possiamo fare fino ad allora. In che senso, scusa? Che è meglio non saperlo, fidati. Ah no! Pensavo che era una roba strana. Fratelli di reperti, infatti. Ma no, sono cugini, insomma. Figurati. Ma che cosa devo iniziare? Ma neanche no. Ma scusate, ma perché? Vabbè. Picchiamoci, dai. Non sono convintissimo di questa roba. Zitto. Ok, ma sembrano... Dai, avanti, fatemi sotto. Con lì c'ha lo scudo anche. Attenzione, perché questo qua para la roba. Ah. Però... Aia. Certo che questi ci vanno un po' pesantino per i miei gusti. Cioè, frecce, bastoni, lance. La tua sfida continua fuori. Wow. Ma questo qua però il livello secondo me che non aveva molto senso. Oh! Lasciami stare. Non aveva molto senso. Non aveva molto. Cioè, col gioco, boh. Sì, può essere interessante, ma. Ok, sono invincibile. Dai, quelli con lo scudo. Vai. Oh. Però. I cugini brutti lì. Eccolo qua, nano. Dai, apri. Fatti sotto, avanti. Oh cacchio. Vabbè, questo è facile, facile. Questa era facile, dai. Ah! Addosso. Madonna, con una cartella l'ho buttato giù. Ah. Aspetta, eh. Eccolo lì. Quello era una tra... Oi! Ma basta! Sì, strano come livello. Non c'entra molto, ma... Benvenuto alla vera prova di forza.
Ah ah! Tiè! Nessun problema. Alla schiena. Certo che questi ci vanno un po' pesanti, comunque. Frecce. Ho vinto. Oh no! Ora affronterai le tue creazioni. Contro me stesso. Ah, via! Poi lì scontro le impari, Dai, dai, addosso. Oh! Dai, di ignoranza, cattivo. Mitica, però è forte quello lì. Beh, bravo. È difficile credere che hai salvato il mondo. Sai dare solo tre pugni e un calcio. E beh, oh. Sa anche saltare. Evidentemente è bastato così l'altra volta. Combatti bene. Ma un grande guerriero deve saperne di più. Cioè, è arrivato. Ma che è? È un Rasengan quello lì. Ma è un Rasengan sta roba qua. È la stessa forza che tiene unito il tuo corpo. Ah. E allora? Ora concentrati e attacca. Ma mi hanno dato il Rasengan. Ma cosa attacco? Mamma. Un po'. Ehi. Fortissimo, ragazzi. Tiè. Mamma. Oh, non mi vorrei mica dire che ora è diventato ancora più forte. Tiè. Miseria, è diventato veramente forte. Il pugno pesante può distruggere anche le rocce. Usalo con saggezza. Ah, ok. Ah, ok, il pugno forte è questo qua, bene. Quindi ho sbloccato un'altra cosa, un'altra abilità. Ecco qua, chi è? Ah. E dai. Oh. E l'ho buttato giù. Che è successo? Ah, ok, con quello posso distruggere anche i mazzi. Via. No. Ecco qua, fatto. Via. 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 Tutta la gente che fa il tifo, non so se per me o per gli altri. Forse per gli altri. Ok, invincibile. La gente tifa per boh? Spero per me, ma non credo. Ah no, questo qua non l'ho visto. Aia. Via tu con lo scudo. Ah, anche i calci tira sto qua adesso. Bravo Knack, ha imparato anche le arti marziali nel giro di un minuto. Ecco qua, a posto. Ma
Non ho capito, quindi questa volta i nemici sono gli altri goblin. Ma basta goblin, oh. Basta goblin, ragazzi. Dai, per piacere. Tra quelli che hanno affrontato i nostri guerrieri, tu sei decisamente il più forte. Vabbè, grazie. Ha le mani di pietra, quindi vabbè. Fa male. Poi. Grazie, è più forte. Lo sarei anch'io, però. Mamma mia, mossa di Kenny guerriero. Che è? Via! Vai, vai, vai! Preparati per la sfida finale! Addirittura! E uno l'ho distrutto. A pedate lo prende, guardate. Oh. Bravo, Snack. Ricordati che sono zone pericolose. Lo so, promettimi che starai attento. Ma chi è? Ascoltala, Lucas, ha ragione. Sicuro che non avrai freddo? Sto bene. Ma chi? Ma cosa vuole con la vita mia? Non farti distrarre da lei. Sul serio, sono a posto. Allora, buona fortuna. Durante la vostra spedizione. Mi chiama la spedizione. Questi risvegli, vedremo se io e lui. Se noi due ne scopriamo la causa. Quei due mi sa che non studieranno, ho paura che faranno altre cose non narrabili in una live. Che sei un ragazzi? Che sei un moccioso? Lo so, ma. Via. Oh. Beh, ma a far cosa? Allora, se va. Anche a me sta iniziando a spaccare sti goblin. Mi inizia a dar fastidio anche a me. Ok. Cosa sono questi? Ma cos'è? Oh, uno scarabeo. Oh! Ma pensa te! Ma cos'era uno scarabeo? Una frana. Dovremo trovare un'altra strada. E qua Knack. Knack deve trovare la soluzione. Che ne dite di questa? Ma insomma. Dovrebbe funzionare. Dovrebbe. Hai finito di prendermi a frecciate, scemo. Qua c'è il ponte. Ponte. L'entrata delle miniere è laggiù. E andiamoci. Ecco qua, ti è. Adesso cosa facciamo?
Salve a te, Gar. Ah, sono due monaci. Ok, entriamo. Non credo ci sia qualcosa di cui temere. Sì, l'antico campo di battaglia è dall'altra parte di questa miniera. Ah. È così abbandonata. Sander l'ha chiusa. Non mi sembra abbandonata, però. Crede che con le armi di metallo si ottenga ben poco. Non mi sembra sia abbandonata. Sono di certo utili per combattere i goblin. Nel posto c'è qualche reperto qua da queste parti. Te la devo, Eccola qua, la... Tiè. To. Mamma mia, è duro. Ehi. Uno scarabeo. Mi sembra quel film che era sugli insetti spaziali, quelli giganteschi. Mi sembra... non mi ricordo adesso. Slashing Troopers, una cosa del genere. Che c'erano gli insetti giganti. Mamma. Mossa di Kenny Guerriero. Che anche, conosce anche l'occulto, ragazzi. Poche balle. Ah, ta 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 ta. Eccolo lì. Sa tutto Knack, oh. Ok, bene, ok. Andiamo. Andiamo un attimo qua sopra, magari. Ma che strano, però. Non si può passare. Ma sì che si può passare. Ok, allora dobbiamo salire di qua. Ok. Suggerimento. Va bene. Ok, noi ora stiamo salendo sulle miniere. Oh. Ah, siamo dentro. Sì, noto. Noto che è pieno di reperti. Io ci sono andato a finire dentro. Quindi, che si fa? Ok ragazzi, siamo qua. E ora? Siamo qui comunque. Ah, sono dei cosi gialli, dei cristalli. Ecco qua, cristallo. Se mi fanno andare un po' là, vediamo. No, non mi fanno andare lì. Non mi fanno andare, perché? Ah, ok, aspetta. Che devo fare? Ah! Che ne so che si faceva così. Certo. Ecco, tutti i reperti a me. Che brutto. Diventato mezzo grigio, mezzo arancione. Stupefacente. Sì, gliel'ho insegnato io. Ma cosa? Ma vai a dormire, vai. Canale di ferro nacque dopo aver assorbito parte di metallo del suo corpo. Sarà immune agli attacchi dagli attacchi nemici. Sembra che ci siano tutte le parti. Ok. Frustata di ferro. Alla grande Nack. Però frustata di ferro, mamma mia, guardate che roba. Ovviamente tutte le parti di ferro ci devono essere. Via. Ok, molto bene. Però, bella mossa questa della frustata di ferro. Bella mossa veramente.
Però adesso cosa si fa? Bella anche la musica comunque, eh? Infatti questa dà una atmosfera molto carina. Ok, siamo di nuovo bassi. Ok, siamo di ferro. Oi, goblin. Pugno di ferro. Pugno di ferro. Pugno di ferro e via. Ci saluta. Mamma mia, certo che è di ferro. Mi sa che quello invisibile non so se c'è, però speriamo. Non so se c'è quello di ferro. Speriamo. Ok, ah, queste sono altre bestie. Tipo conchiglie con gli artigli. Ok. Ok, posso sbloccare un'altra abilità. Stavolta la sblocchiamo. Potenza aumenterà il 100%. Super schivata. Questa. Aumentiamo la potenza dell'attacco multiplo. E poi abbiamo, vabbè, le velocità. Poi vediamo. Ah, ok, vediamo un po'. Ah, devo diventare piccolo. Oh. No, dai. E vaffanculandia. E dai! Vabbè. Vai! Via! Oh! E beh, cosa devo fare qua? Di nuovo di ferro. Ok, bello. Bella sta cosa. Beh, spero di no. Secondo me
Infatti, me lo immaginavo. Me lo immaginavo dovevi fare sta roba qua. Suggerimento. Ah, perché va lì? Ah, vabbè, allora. E ditelo allora che devo fare sto lavoro qua. Ok. Quindi che devo fare? Ah, no, mi serve per forza quello. Mi serve per forza l'armatura di ferro. Ok. Ok, andiamo bene avanti. Bravissimo. Ok, adesso... Adesso devo aspettare. Perché devo diventare piccolo. E adesso no. Via. Forse deve andare di qua. No! Ah, ah, ah. Via. Via. Che scontro. Oh, scontro incredibile. E allora? Come si fa adesso? Bello. Cavolo. Non capisco, adesso che devo fare? Ok, vai. Quindi? E allora? Non ho capito sta cosa.
Ah. Ah, beh, allora. Dai, dondola, dondola. Ok. Guarda come dondola, opla. Ok. Via. Andiamo dall'altra parte che ti teletrasporta lì. Beh. Scusa, ma non mi teletrasporta? Ma che roba è? Ah, bello. No, in teoria non posso. O sì. No. Troppo, troppo nano, eh. Troppo nano, Knack, oh. Ecco perché non ce la fa, perché è nanetto. Ah, ok, c'è il... Ah, vabbè, allora. Un attimo, e dammi tempo. Oh, vediamo un po'. Così freddo qua su. Ha detto. Mica fa freddo, sì, ci sono tutti i ghiacci. Andiamo. Però a noi non interessa il freddo. Si vede che a noi proprio. La miniera gelida, com'è assurdo. No, ci sarà motivo, no? Certo che è in funzione, pieno di goblin killer. Beh, eccoli qua i monaci. Dai, via. I goblin hanno riattivato. Grazie, Adri. No, è morto, ma dai. Scusate, che cavolo, Knack. Sta attento, no? Attenti, lì c'è una coccinella grossa. Ok, bene, passiamo, tranquilli. Benissimo. Aia, qua ci saranno dei nemici sicuro. Ok, 1-2, benissimo. Ok. Buttiamoci un po' di roba, un po'... Ah, no, lì non posso ancora sbloccare. Ah, sono ancora questi, quelli che tirano le bombe. Cavolo, pensavo che di non vederli più quelli. Sono sbagliato, invece li vediamo ancora. Che stress. Ok, allora qua andiamo su un... Oh no no no, attento attento Knack, attento che qua devi essere piccolino. Ma chi? Ma cos'è che devo aprire? Niente. Non posso aprire niente adesso.
Ok. Iscritto, grazie, grazie mille per esserti iscritto. Grazie del follow. Cosa dobbiamo aprire qua? Niente. Non c'è niente da aprire qui. Ma sono scemi. Ma siete ubriachi voi due? Tieto. Non c'è nulla da aprire, non ce n'è porte. Boh, secondo me porte non ce n'è, però. Boh. Non capisco dove possono essere. A meno che non c'è qualche cosa di nascosto, sicuro. Come sempre. Ecco, figurati. Non c'ho bisogno di suggerimenti qua. Ma non ce n'è porte. Ma no, dai, non mi devi... Devo buttare giù questo? Non c'è... Io penso che ci sia proprio niente da buttare giù. Non credo sia questa roba qui, però... Ma non penso, cavolo. È una pietra questa. Boh, secondo me non c'è niente da buttare. È impossibile. E cosa butto giù? Ah, ma va. Ma dovevo. Continua così. Ma va. Ci sono rimasto male, ma che cavolo. Non pensavo che la dovessi sollevare. No, quello è knack sotto steroidi, perché. Knack tossico. Andiamo. No! Che è successo? Ma perché c'è la telecamera così adesso? Non ci vedo niente, ma non puoi girare con la telecamera, no? Ma o c'è qualcuno qua? Se no non capisco. Sai che non so cosa può essere, perché non riesco a vederci bene con la telecamera. Ah, meno che aspetta. Ah, aspetta, fermo. Forse c'è qualcosa qui, forse. Ma che cavolo è sta roba, mica? Malissimo. Questo è errore del gioco, mica di chi l'ha fatto, però. È un errore, cavolo, ma non si capisce niente. Dai, se faccio così. Tutto buggato così. Ah, aspetta, ah, ok. Errore questo, mamma, peccato perché non era bruttino, però c'ha. Con questi errori qua ci fai poco, eh. Per forza che poi lo stronca. Respiro di ghiaccio. No, ma non sono di ghiaccio però. Ah, ora divento di ghiaccio, bene, come nell'uno. Stesse robe. Peccato, veramente, perché potrebbe salvare sto gioco, ma se fa questi difetti qua è brutto, eh. Ok, ora diventiamo di ghiaccio, per forza. No, è gigantesco. Tiè. Mizzica. E allora cos'è questo? Sì, ghiaccio, ma non diventa di ghiaccio però. Almeno. Non mi sembra stia diventando di ghiaccio.
Non mi sembra proprio. Boh, strano, perché non è una cosa automatica? Cioè che... No, ma non è di ghiaccio. Ah, qua scivolo. È come nell'uno. Ok, ho capito adesso. Ovviamente qua, figurati. Boh, ho ammazzati tutti così. Ok. Ovviamente qua devo diventare piccolo perché devo andare, ma queste è un po' la telecamera che non mi piace tanto, Non mi piace tanto in alcuni punti perché non riesci a capire bene cosa devi fare. Però per il resto non è un brutto gioco, anzi. A me piace, l'uno era piaciuto e questo non è male, mi sta piacendo anche questo. Però chiaramente sono gusti. Cioè, però bisognerebbe giocarci, io un po' ci sto giocando e non è male. Lo trovate anche forse in sconto, io l'ho trovato in sconto a 9,90 mi sembra. Ovviamente è collegata all'1, quindi magari l'1 si trova in sconto delle volte a 5 euro, io l'avevo pagata a 5. Allora, attenzione, qua dobbiamo passare. Fa anche il giro, ragazzi. No! Altro ghiaccio. Come cacchio si fa qua adesso? Ma non va la macchina così, mi sa. Vediamo un po' adesso come ce la giostriamo. Magari ora esce il suggerimento, Magari ora esce il suggerimento e ci spiega come dobbiamo farlo. Perché ce lo dovrebbe spiegare adesso in teoria. Infatti suggerimento. Credo che sia qualcosa legato alla sua forma ghiaccio, però non... Tieni premuto, io sto tenendo premuto. Mi esce un'altra cosa, però. Vabbè, quello vabbè. Che cacchio di... ma non riesco mica. Che strano. Io sto tenendo tra l'altro premuto, ma... mitica, però... Questo punto è... Boh. Strano, respiro di ghiaccio, io lo sto facendo. Però strano che non diventa così. Nell'uno potevi forse farlo, qua non lo so perché non te lo fa fare.
Non ce la fai nemmeno a tenerlo aperto. E io proviamo, ma porca miseria. Ci vuole la forma come nel primo, però non so come fare. Ci sono passato avanti. E te, ghiaccio te. A meno che... aspetta. No. Ma pensavo che magari... No. Strano. Magari poi è facilissimo, perché poi ci sarà sicuramente la spiegazione, perché mi dice... Il ghiaccio, sì, ho capito, ma se il ghiaccio non c'è... Tanto lì il knack non può farci niente. Ma non lo tocca neanche, ci vuole per forza quello grosso. Veramente strano. E tieni premuto, io lo sto tenendo premuto, scusa. Velocità schiva, non è abbastanza reperti. Vediamo, uno è, ci vuole tipo... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto secondi. Suggerimento questo mi dice, ma se questo mi dà il suggerimento che purtroppo devo, ma il ghiaccio non riesco a ottenerlo, capisco perché. Posso neanche tornare indietro. Ma piccolo non ci fai niente, perché non c'è niente qua. Sto provando adesso se si può andare col knack piccolo. Magari c'è un punto che è sfuggito. Fuoco, niente. Ah, il fuoco, niente. Vabbè, il fuoco lo abbiamo capito. Qua, questo non si fa niente. Qua, niente, mi schiaccio e basta. Oh, allora non so come risolverla a questo punto. In teoria mi servirebbe per bloccare quella porta, su quello siamo d'accordo, però non capisco perché devo... Boh. Non so assolutamente cosa fare, perché se avessi probabilmente la velocità... Ma scusate, non posso un attimo spostare la velocità? No, non posso. In teoria è così, non so che altro prende, perché la miniera è gelida. Boh. Potenza no.
Non so come fare la mossa di ghiaccio, quella che ci vuole per passare. Questo niente, niente, qua niente, questo boh. Questo è lo scudo. Pugni. Questo è un salto. Anche lì c'è del ghiaccio in teoria. Anche lì c'è il ghiaccio e non riesco a prenderlo. No, c'è il modo sicuro, ma non lo conosco. Impossibile, cioè. Di ferro indietro, ma ce n'è uno solo. Boh, allora non lo so, vedrò un tutorial poi, perché sempre più veloce la porta, diciamo. In teoria è così, perché nell'uno io lo buttavo giù e mi arrivava il ghiaccio addosso. Qua non so perché non me lo dà. Non capisco. C'è sicuramente il modo. A meno che aspetta. Da lontano, senza bisogno di... No. No. Incredibile, non riesco a andare avanti. Vabbè, poi comunque vedrò un tutorial, perché un gameplay, yeah. C'è sicuramente il modo, so io che non riesco a farlo. Ok, vabbè, proviamo un attimo a rifarlo, magari mi è sfuggito qualcosa. Ah, ecco, ora è diventato di ghiaccio. Come mai prima niente? Boh. Ecco, infatti mi pareva. Ora sì, ora si può. Ok, adesso non dovrei avere problemi. Ok, sono entrato. Mamma mia, adesso sì che va bene. Cavolo, prima non me lo dava prima. Vabbè. Mamma mia, ora butto giù tutto. Ottimo.
Sembra tanto musica Avengers. Vai, vai, ottimo, bravo, Knack. Ok. Dai. Ok, così doveva andare. Ok, quindi devo anche congelare gli oggetti, cosa che nell'uno non c'era. Ci siamo quasi. Manca davvero poco. No! Si è cacciato di sotto. È utile sto qua di ghiaccio, non è male. Madonna, ok, Knack, su. Sveglia un po', eh. Ok. Quello con l'arco? Oh. Iniziamo con ste robe. Ok. No! Attento, attento! Ma che fai, oh? Sei scemo! Ok, vai! Dai, che l'ho buttato giù. Ok, devo dire che stiamo andando abbastanza bene, avanti. Che è successo? No, sono morto. Beh, ah, sono morto. Eccolo qua. Sì, sì, ciao. I goblin hanno rotto il ponte. Cosa facciamo adesso, quindi? Ah. Hanno rotto il ponte, ok. Che si fa allora? No! Ecco, ora iniziamo i punti dove siamo bloccati. Via. Ah sì, ok, ho capito dove andare. Ok, c'è il teletrasporto là. Ottimo. Ottimo, bene, bene. Andiamo avanti. Leader dei giovani, ti stavamo aspettando. Ok, siamo le cicatrici di guerra. Grazie, fratello. Andiamo un po'. Andiamo un po'. Andiamo un po' giù.
Puoi imparare nuove abilità. Sì. Che ci devo fare? Pensi che troveremo qualcosa? Via, uno, due, a pietrate li prendo, vai. Vai. Pietrate, ok. Noi intanto ci mettiamo l'abilità che è quella della velocità, va. Così almeno. E ora siamo un po' più veloci. Molto bene. Ok. Arriviamo fino a lì, poi. Boom. Oh, opla. No! Knack di. Portacci sua. Via. Però aspetta, si può passare da qua, mica? Sì. Oh, ah, ci sono le cose qua, come nell'uno. Cos'è sta roba? Ah, sì, ok, qua ogni tanto si fa perché... come nell'uno. Ok, la stessa cosa. Non è... sì. Ti blocca la registrazione, come nell'uno. Ok, quindi siamo un po' più veloci adesso, sì, un po' leggermente più veloci. Cannoni, mamma mia che brutta cosa. Beh? Che è successo? Tutto buio? Oh no! Cos'è quella roba lì? Come facciamo a sconfiggerlo? Eccolo, eccolo, è mio. No. Oh, cavolo. È diventato elettrico. Ma cos'è? Elettro quello di Spider-Man. Sì. Battuto. Si stanno risvegliando tutti. Che succede? Ma che cavolo. Oh. Via. Ma che è tutta sta gente? Mica qua ci fanno la pelle. Non stiamo attenti. Ah no. Perché se ne vanno? Hanno paura, eh? Ma è logico. C'è avrei anch'io paura di questi qui, eh. Oh! Ma basta! Ah. I robot stanno ignorando me. Come mai? Dove sono lì? Ho un brutto presentimento. No! Vai, vai. Veloce, dammi tempo. Posso mica fare i miracoli. No, si. Cavolo, ma si riportano tutti in vita, su. Ok. Messo. Ah, se ne vanno proprio. Baba, c'è qualcuno che vive qui intorno. C'è un piccolo villaggio più avanti. No, vanno a polverizzare. Vanno a distruggere il villaggio allora. Sì. Cacchio. Vabbè, ragazzi, era il loro destino. Vabbè, dai. Devi sbrigarti.
Ma cosa posso fare? Non so mica Rambo, eh? Bello però. Ecco, questo mi sembra che non c'era nell'uno un livello del genere. Mi sembra che non c'era la possibilità dei tasti così. Molto affascinante come livello. Cazzoso Knack. Vediamo un po' se... Vabbè, lì c'è elettro lì, eh. Vai giù. Niente. Non è ancora andato in giusto qua. Vai giù. Ecco, mo mi tira tipo il tridente. A botte, guarda questi qui. Sono troppi. La mossa di Ken. Vai adesso. Scuola di occulto di... Mamma mia, questi? Ah. Questi sono cavoli, oh. Mamma. Sì, qua ci vuole... Ci vuole la bomba atomica con questo. Ah, uno è anche diventato elettrico sto qua. Dai, ucciso. Ok. Allora poi posso salvare qua. Tanto poi si è salvato e vedo che mi passa la rotellina, vedete, caricamento in corso, quindi la prossima volta che lo porto riprenderemo da qui, ragazzi. Un buon sabato a tutti, ci vediamo domani sempre con FIFA e con GTA al pomeriggio. Ciao.